tutta la notte finché non lo capisco. Porca trota. Sei qui da molto, non puoi sapere che incubo sia stato l'isolamento. Jack morto, luci spente, caos totale, la gente è impazzita. Si ammazzava la vicenda pur di scappare. Sono sopravvissuto solo grazie ai miei caricatori. 7 anni. Tanto tempo. E meno male che avevi i robot con cui parlare, altrimenti sarei uscito pazzo. Perché non è pazzo lui. I robot sono meglio delle persone. Mai fidarsi degli umani. Umani, massimo schifo. Robot, massima fedeltà. Programmo così, e se si Ecco. fanno male, ci pensa Freddy a ripararli. Freddy Gattis. Ma com'è successo? Aiaiaiaiaia. Mi ricordavo che le mie abilità di classe potessi spammare più velocemente. Invece questa soundtrack non mi è piaciuta. No. La torretta è un problema. Vabbè, non solo quella, però vabbè. Vabbè, sono morto. Sì, ha superato lo scudo. Che cosa stai dicendo? Perché ha superato lo scudo? Soprattutto come ha fatto? Cazzo vuoi che faccia? Cosa ti aspetti che faccia senza niente? Vediamo come di fare tutta la strada. Adesso mi rifà tutta la strada, vero? Perché prima non si è attivato questa cosa? Fagliela vedere. Ma non so gli ultimi. Non ti azzardare a creare qualcosa. Niente. Ti va di fare due chiacchiere? Ah, sono letteralmente dei missili congelati in aria.
Aspettate solo che prendo l'abilità del... del... Velocemente, gli altri due scalano le scale di una lentezza. Mamma mia. Non ecco la banda, libera il mio amico caricatore. Ci ho fatto un sacco di modifiche super tecnologiche speciali e loro vogliono fregarmele. Non vedevo l'ora. PS, quella era una mia, era una mia granata. Questa è nuova. Emote. Raga, puntiamo tutti sullo stesso bersaglio, perché dire, ecco. Piccino! Non ho mai imparato a dipingere! Non si impara a dipingere, lo si fa e basta. Vivo per questi momenti! I giochi sono... Non lo si può insegnare a dipingere, bisogna sentirlo. Che dice di cazzate? Sono un po' stanco. È un emote. Huh. Ovviamente è uscito un tizio potente. E io non ho i miei, la mia abilità d'azione per salvarmi. Oh, adesso sì. Oh, vabbè. L'ho dovuto uccidere per forza. Ma sono due! I cosetti hanno creato due torrette. Io avevo fatto in tempo a lanciarlo. Cazzo. Non l'ammazzerò mai in tempo. Vaffanculo. Sembra che a volte riduce il tempo di tempo della vita automaticamente. Avvio, ringraziamento in corso. Grazie. Attimo, torna pure. Lui che fa, torna solo? È un raggio traente? Ah no, stava solo mettendo questi. Me la dai, Stanal? Che ti hanno fatto quei bruti? Maltrattato, insultato, triste. No. Il sistema Freddy. Ecco fatto. Come va? Grato, soddisfatto. Come un bambino. Visto? Cosa dicevo dei robot? Se prendono qualche botta basta riprogrammarli. Non puoi farlo con le persone. Non ancora. Magari. Ma sto, stanno scherzando? Starà scherzando? Tu invece, tu non sei poi così male. Sei una persona giusta. Freddy le riconosce le persone giuste. Perché è Freddy. Freddy è giusto. Lo sapevo. Freddy! È difficile dire chi sia.
siano i buoni e chi... Come promesso! E Freddy non infrange le promesse! Il che non deve! Ma di solito... No! I miei strumenti! Prendili! Ottimo lavoro, cacciatore della cripta! Ti aspetto al nascondiglio di Timothy! Oui! Una cosa veloce! Sì! Non sono affari miei, ma mi è parso di capire che un cacciatore della cripta vuole entrare nella torre di Belfaccino! Sì, sono io! Un sacco di cose su questo casino! Segreti! E poi programmo robot, che è sempre utile! Quindi Freddy ci sta! Scusa, che maleducato! Ci può stare anche Freddy? C'è sicurezza Hyperion dappertutto! Un tizio del genere può tornare utile. Va bene. Bienvenue, bizzarro uomo pavone. Come uomo sì, pavone? Sì, benvenuto nella squadra, chiunque tu sia. Freddy ha una squadra! Fico! Torna al mio nascondiglio. Dobbiamo trovare l'ultimo membro della squadra prima di cominciare l'assalto alla torre. Non sono io l'ultimo membro della squadra, chiaramente. Sono stanco. Non ci credo neanche morta. Questo posto non è solo una reggia del piacere. Jack aveva sempre un secondo fine e tu mi stai dicendo che non ne sapevi niente. Giuro, Jack non ci ha mai detto cosa contenga il nucleo. Ci disse che chiunque fosse sceso là sotto avrebbe condiviso un weekend nella suite con lui e uno... strizza pompelmi. Non so cosa significhi. Per il nostro bene, spero che tu stia dicendo la verità. Se Jack ha davvero nascosto un'arma segreta nel casino, non deve cadere nelle mani di Belfaccino. Ci vediamo, Timothy. È proprio un mix perfetto di terrore e seduzione, vero? Non è niente, però non riesco a smettere di pensare a quella volta che l'ho portata fuori a cena per Jack. Dimmi, francamente, secondo te mi concederebbe un bis? No. Voglio solo la verità. No! Ah, sì, no, certo, proprio. Proprio come pensavo. Comunque, ricordi le torrette di fronte alla torre? Mox sì. Ha trovato un modo per superarle. Dov'è Amber? Il nucleo della stazione e dovrebbe starci Amber. L'intero complesso. L'intera zona è super sorvegliata, però. Solo per Jack il Bello. Certo, io ho la sua faccia e il suo DNA, ma per ingannare una sicurezza del genere ci servirà l'ultimo membro della squadra. Prima cosa, raggiungi il quartiere del mercato. Però... dobbiamo assoldare il vecchio sarto di Jack. Per impersonare quel fascinoso bastardo e ingannare la sicurezza, il mio travestimento dovrà essere perfetto. Come vedete, gli uccidi parecchio la loro... l'armatura in una singola esplosione. Prenderemo mai da lì, ok. Ah no, quando l'abilità d'azione è attiva. Praticamente le mazzate sono finite per ora. Questo è il tuo obiettivo, Spaz Atlantide. Beh, esattamente quello che suggerisce il nome. Dovrai trovare lo scivolo per i rifiuti. Ah sì, me la ricordo sta parte. Mi servirà parecchio la roba acida. Non per il motivo che pensate voi. Allora, adesso vi faccio vedere. Praticamente ho switchato. Questo è lo scudo nuovo. Quando il sentinel è attivo ho la velocità di movimento. Questa è la nuova granata, che non mi ricordo. Che dice caricatore e combattere per 3-8 secondi. Può essere molto utile. Poi vabbè, ho un fucile a cecchino nuovo, sempre acido, che mi ha sempre consacrato col sentinel. 100% di danni bonus sotto forma di gelante. Poi abbiamo un lanciarazzi nuovo. Ho preferito prenderlo a sto punto, uno così. E basta, ho venduto tutto il resto. A proposito di questo fucile a cecchino, andiamo a viaggiare, va? Sarà molto utile più avanti. Lo scivolo si apre una volta al giorno, quando i robot di manutenzione fanno il loro giro. Devi riuscire a entrarci prima che si chiuda del tutto. E quell'affare è più stretto di 30. Tutti addominali. Così ti voglio, bellezza. Ehi, Fortunelli, siete nel quartiere del mercato. Il posto dove lo sciogliamo.
shopping e il capitalismo si incontrano. Con questo intendo prezzi incredibilmente gonfiati ad arte per consumatori super passivi. È una cosa meravigliosa. Visitate i grandi magazzini di Jack il Bello per scovare le chincaglierie più sfiziose. Bullying Blazer, se volete, che so, comprare un blazer. O andate da Armata Guatta se cercate costumi da bandito. Occhio però con quelli, perché i caricatori ammazzano i banditi a vista. Penso che Jackpot richiede ogni responsabilità per piccole vendite che scappano da solo. Niente elemosina! Cioè, manca a dire che mi interessa più di tanto l'abilità secondaria di quella granata. Cioè, il... hackerare i... leggendario! Come la fa raccogliere? Adesso sì. Oi. Oi. Finisci? Mondo avanti sarà all'inferno. Vediamo. Oh, Sin Dead Musha Rai Dumna Dumna. È una citazione a qualcosa, ma non mi viene in mente. Quando te danneggia un nemico con la sua arma, ha la probabilità di attivare tutte le sue abilità. Ci sono. Ma è la stessa che c'ho? No. Attenzione qua, però, aspetta. Fa vedere il coltellino svizzero, la clessidra e l'orologio. Quando una delle attività, ok. Dice dura l'abilità d'azione. E quell'altra che cos'è? Mi pare che è quella che aumenta il tempo di... la durata. No, però c'è stata addio quella. Proviamola. Anche perché quella mod di classe che avevo era vecchissima. Quindi c'ho. Ok. E... quello dell'igienergia? Buono invece, buonissimo. Oh, buono invece. Tra l'altro, chi se lo chiede, queste cose delle abilità di guardiano sono condivise con tutti i personaggi, anche quelli che non hanno l'abilità, il modalità guardiano attiva. Non credo che riuscirà a passare tranquillamente. Oppure sì, a quanto pare. La nostra occasione. Ci deve essere un altro modo per aprirlo. Potremmo dare fuoco alla spazzatura. I robot vedranno il fumo e accorreranno per spegnerla. No, no, mi hai convinto con la storia dell'incendio. Hai sentito la signora cacciatore? Prendi quella spazzatura. Raccogli tutta la spazzatura che puoi e io verrò a darle fuoco. Eccoci qua, cacciatore. Rendiamo splendido questo ammasso di rifiuti. Dove? Ah, sei qui. Che arma c'hai? Piacere di vederti. È un fucile a pompa. No, non è un fucile a pompa. È bellissima quell'arma. No, comunque è il modello di Lilith. Lore War. Prego a te l'onore. Fuoco alle polveri. Combinato questo.
Stanley. Davanti a te, Ciccio. Inaccettabile. Pagherai per questo affronto alla polizia. Cacciatore, facciamo aprire il nostro piano. Pronta, signora. Però se no non lo uccido. Aspetta, sono stupido. Lei col fuoco e io col ghiaccio. Perfetto. Venga. Lo scivolo è aperto. Buon voyage, cacciatore della Crida. No, dovrebbe essere il modello di Lilith, però non so sicuro. Dovrebbe essere lei. Il vecchio sarto di Jack è diventato il sindaco di Spazio Atlantide. Ha opinioni, come dire, piuttosto estreme su come dovrebbe andare il mondo. Ma dovrai convincerlo ad aiutarci. La pressa per rifiuti. Serve a quello. E come faceva a non ottenere, a farsi che... Oddio! Sarò sincero con te, manipocate. Qua non va male. Da questa torre riesco a controllare quasi tutto il casino, ma non posso uscire. È la mia reggia, ma anche la mia prigione. Ah, ecco perché io sono... Mi teneva con sé perché diceva che il mio... Ah, giusto. A meno tu non c'hai una bomba in faccia. Col tempo ho imparato a controllare tutto, in particolare i caricatori. Ah, l'ho hackerato! Che spettacolo! Cazzo di casino e lo ripulirò a ogni costo. Le chiavi del regno sono mie, per gentile concessione di Jack. Tutte, tranne una. Allora, per uscire da questa torre e prendere davvero il controllo di questo posto, mi serve la mano di Timothy. E l'avrò in un modo o nell'altro. We'll see about that. Che fine ha fatto il brutto bestione cattivo? Ah, questa è nuova. Oh, e basta con sti caricatori duri. Sbagliato. Il punto è che non è che in base a quanto tengo premuto si potenzia l'attacco, no. Mi chiedo se... Sì. Però speravo in un'esplosione. Dimentico che il mio clone quando sparisce si lancia una granata. Ouch. Crippio. Dammi il cecchino, va. Ah, quindi quella è la cosa della pressa e si è bloccata in qualche maniera. Mi chiedo come mai. So, è qualcosa da vendere. Poi posso passare alla roba verde. Che in realtà non è che mi servirà più di... Sparami. 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 E allora non rompere le balle e fammi entrare. Per entrare nella nostra città, appoggia per terra di fronte a te il segreto della felicità.
Vai a cagare. ma i soldi aiutano lo stesso. Si può entrare? Eccolo qua. Benvenuti a Spazio Atlantide. Ma ce l'ha un nome, questo si chiama Sindaco. Il nostro rifugio è in mezzo ai rifiuti. Sì, abbiamo scelto una vita semplice, circondati dagli scarti di un mondo fondato sull'avidità. Lo senti? È odore di fratellanza tra uomini. Cosa ti porta in questo nostro angolo di paradiso? Dobbiamo sconfiggere Belfaccino e a quanto pare ci serve la tua abilità come sarto. Che ne dici? No. Oh, capisco. Avevo giurato che non sarei mai tornato nel malvagio mondo che ci sovrasta. Ma Spazio Atlantide è in pericolo. Aiutami a salvare. Non è malvagio questo. E mi unirò volentieri alla Big Short Shield, capacità per esante. Impedisca alla pressa di muoversi. Velocità di ricarica. La nostra salvezza. Dobbiamo rinforzarla oppure moriremo tutti. Non me lo sto filando neanche di pezza. Se vuoi quel vestito. Che questo mi dà tutta sta roba qui. Aiutaci a salvare Spazio Atlantide. Vabbè, ma se ci penso bene a me non mi serve più di tanto, perché io c'ho già i bonus con le uccisioni che mi dà ricarica scudo veloce. Ma è un costruttore di quelli nuovi. Senta, signor, a noi ci serve un attimo. Per Spazio Atlantide. Ti do il benvenuto dunque. Potremmo usare questo costruttore per rinforzare la trave dopo averlo riparato. Gli manca l'occhio. Un chip IA compatibile e un nuovo occhio. Freddy ha sentito tutto e Freddy sa come aiutare. Per installare dei ricambi su un costruttore ti servirà un sacco di potenza. Spacca un po' di caricatori e prendi le loro batterie. Te ne servono un bel po', un cesto quasi. Troverai sicuramente un chip IA della Hyperion tra i robot selvaggi di Costa Immunda. Recuperalo. Costa Immunda. Spazio Atlantide. Per Spazio Atlantide. Fai molta attenzione, cacciatore. Costa Immunda ha addotto infiniti lutti agli Spazio Atlantidi. Ok. Oh. Oh. So già che deve venire, quindi sarà solo un po' inquietanti. Va bene. Oh no. Oh no. Sono un'infestazione. Te la sei cercata. No, a morte tutti. Le unità Claptrap sono sopravvissute all'epurazione. Prego, epurali pure. Uccideteli tutti. Nessuno deve sopravvivere! Già uno è abbastanza! Anzi due, perché nel tre... Agliettateli tutti! Non ne deve sopravvivere uno! Come resistente? All'acido o alla cosa? Con
continuano a funzionare le mie abilità d'azione perché si ricaricano, ragazzi. Ogni volta che io uccido uno, le abilità si ricaricano. C'ha un limite questa cosa, però. Il problema è che... No, mi sa che si è buggato. Almeno diamogli una chance. Ouch. Tasci tua. Cazzo, i colpi che sto stregando. Ehi, la peppa. Tre? L'occhio per costruttore è in possesso di un tale Tony Bordel. Uno spietato capo. Fermate un attimo, fermate un attimo. Ma che cazzo stai a te? Quattro leggendarie! No, vabbè. E mica sei meglio di questo. Sti cazzi, la uso lo stesso. E questo è il coso. La nuke! Questa è la nuke! Questa stava pure nel 2! Questa pure. Due mitragliette persino. Cioè, ragazzi, quattro ca... I proiettili sono corretti con salsa piccante. What? Cioè, ragazzi... Cosa? Scusami? Banda che vive seduto su una montagna di gingilli recuperati tra i rifiuti. Oh mio Dio. Dovrai rubarti. Tony era uno di noi un tempo. L'abbiamo cacciato quando la brama capitalista è tornata a impossessarsi di lui. Da allora ha cercato in ogni modo di distruggere spazio. Ma che cazzo dici? No, vabbè, raga. No, vabbè. No, non è possibile. No, non è possibile. No, ragazzi, non ci sto a credere. No, ma che cazzo dici, ragazzi? Quattro leggendarie. No, non mi è mai capitata una cosa del... Un culo del genere. Non è possibile che sia passato tutto su sta cosa. Dove sta? Che aumenta la possibilità di fortuna. Oh, fortuna, frequenza oggetti rari. Non è che c'ho... Era reliquia che mi aumenta la cosa, l'esperienza o la cosa. No! C'ho 1.9%, vedi? Non è possibile. Questa cosa è follia. Adesso voglio provare questo fucile a pompa. Poi voglio... Fammi provare anche... Cioè, fa il doppio di questa qua, quell'altra leggendaria. E questa leggendaria fa molti più danni elementali. Però questa fa tanto... A qualcuno piace caldo. Vento Fulgio. No. Vento Fulgio faceva la citazione in un altro film. Ma non mi stanno dando esperienza? No, sono arrivato alla fine? Solo tre livelli aggiuntivi? Ma che davvero? Ma che cazzata?